Buongiorno carissimi amici dell'Ippodromo di Palermo, ci ritroviamo per l'anteprima corsa dopo una settimana di sosta, ma era doveroso fermarci come si è fermato tutto il mondo dell'Ippica palermitana e non solo, per ricordare Biagio Loverde. Mi piace pensare a un circuito delle stelle, il circuito delle stelle però quelle che stanno in cielo, e lassù ce ne sono tante che guardano sicuramente il nostro ippodromo. Ce ne sono tante, ce n'è adesso una in più, appunto quella di Biagio Loverde, che raggiunge i tanti grandi che hanno vissuto la loro vita dal punto di vista professionale e non solo nel nostro ippodromo. Ed è anche per loro che noi dobbiamo continuare ad offrire le emozioni che solo l'Ippica ci sa regalare. Doveroso questo preambolo, adesso ci tuffiamo nel convegno di domani. Un convegno bellissimo, imperniato su una gara principale che è il Gran Premio Regione Sicilia, che tra i tre Gran Premi che si disputano nel nostro ippodromo è quello più longevo. Qualche cenno storico è doveroso su questo Gran Premio. L'albo d'oro lo trovate nel nostro sito www.ippodromolafavorita.it, ma brevemente vi dico che il primo Gran Premio Regione Sicilia disputato è datato 1954. Allora se lo è aggiudicato Alfredo Cicognani alla guida di Allegretto e Bei, con il tempo pensate di 1:24,2 sul miglio. Se ne sono stati fatti progressi in questi anni. L'ultima edizione, che è appunto quella del 2015, dell'anno scorso, è stata vinta da Romeo Gallucci alla guida di Neander Jet, con il tempo di 1:14 sulla distanza del doppio chilometro, e da qualche anno che questo Gran Premio si disputa appunto sulla lunga distanza. Romeo Gallucci lo vedremo nuovamente domani in pista alla guida di Rue Varenne Day, proprio a difendere anche il titolo conquistato l'anno scorso. Un campo partenti che vede 7 cavalli al via, c'è cioè un non partente Sereno P. Comunque il dettaglio della corsa poi lo faremo all'interno della scuderia con i protagonisti principali, sicuramente quelli locali, perché gli altri arriveranno in serata per domani. Dando sempre uno sguardo ai guidatori presenti nella corsa di domani, oltre a Romeo Gallucci, di cui ho già detto, spiccano i nomi di Giuseppe Lombardo Junior e di Natale Cintura, che addirittura già si sono aggiudicati il Gran Premio Regione per ben due volte. Ricordiamo Giuseppe Lombardo Junior nell'edizione del 2009 e del 2010 alla guida di Illinois, mentre Natale Cintura nelle edizioni seguenti, nel 2011 l'edizione da record con Mambo Fontes M, che detiene il record della corsa e anche della pista sul doppio chilometro, che è 1:12,8, e nel 2012 con Looney Tunes, che anche quest'anno sarà in pista alla tenera età di 11 anni. Natale Cintura lo affida alla guida di Giuseppe Porzio Junior, in quanto lui impegnato con Poggio. Scorrendo un poco l'album di questo Gran Premio, troviamo anche la vittoria di Piacere OM con alla guida Antonino Porzio nell'epica edizione del 2000, che diciamo è stata un'edizione spartiacque, perché fino ad allora ad aggiudicarsi questo Gran Premio erano stati sempre ospiti esterni, mentre nel 2000 è stato proprio Tony Porzio che ha dato il là a tutta una serie di vittorie in ambito locale dei nostri protagonisti. E come non ricordare le due vittorie di Biagio Loverde, vittorie datate 2003 con Brandy dei Fiori, e nel recente passato, del 2014, con Paper Cuff. Il record di vittorie lo detiene Anselmo Fontanesi, che ne ha realizzate ben 4 in queste edizioni, nel 1975, nel 1976 con Wayne Eden, nel 1979 con Sharp Steel e nel 1985 con Blim. Doveroso a questo cenno storico, passiamo un poco adesso brevemente a quelle che sono le iniziative collaterali che la IRES, in collaborazione anche con le associazioni locali dei guidatori, dei proprietari, tengo a sottolineare questa sinergia tra tutte le forze che è molto importante. Domani ci saranno appunto tante belle iniziative. Si comincerà la mattina con la visita delle scuderie da parte di un istituto
che si occupa di bambini e ragazzi autistici. L'associazione guidatori e proprietari farà fare appunto un giro per le scuderie dell'ippodromo, poi sosteranno nel parco giochi ci sono a disposizione i pony gratuiti, mentre nella sera per il nostro pubblico tantissime sorprese, a cominciare dalla musica live. Anzi, vi faccio vedere, è già stata pubblicata nella nostra pagina Facebook e nel sito La Locandina, con tutti gli appuntamenti della musica live. In tutti i convegni ci sarà musica live a tema. Non vedete la data dell'8 luglio, ma c'è l'8 luglio, ci sono corse. In quella data ci sarà una sorpresa, una chicca che poi a breve vi sveleremo. Quindi, dicevo della musica live, vi ricordo anche che ci saranno delle degustazioni gratuite da parte di associazioni, da parte dell'associazione La Favorita, che fornirà delle crostate, delle marmellate e degustazioni gratuite di vini siciliani. Per i bambini, sempre all'interno del parco giochi, i pony gratuiti, ci sarà anche un angolo ristoro con gelateria. Penso di non aver dimenticato nulla. Adesso l'invito, che è quello che abbiamo fatto noi, è: fate la vostra parte. Abbiamo lanciato l'hashtag Riempiamo l'ippodromo di Palermo, quindi vi aspettiamo domani sera numerosissimi. Altra cosa che vi dico è che in questi giorni troverete, intanto nella prima settimana, nella spiaggia di Mondello, due bellissime ragazze che faranno una promozione, regaleranno un voucher di 2 euro da poter spendere all'ippodromo, per provare l'emozione, proprio il brivido della scommessa. È semplicissimo, basta ritirare questo voucher e registrarsi alla newsletter del nostro sito www.ippodromolafavorita.it. attenzione, è importante poi andarsi a controllare la mail fornita per cliccare la conferma, e dopodiché presentare questo voucher di 2 euro all'infopoint, che verrà vidimato. Nella prima settimana le nostre ragazze saranno a Mondello, nella seconda settimana saranno all'ipermercato Concadoro, le ultime due settimane del mese di luglio saranno all'ipermercato Forum di Palermo. Quindi, diciamo, è una promozione a 360 gradi, perché questo ippodromo davvero lo vogliamo riempire. Detto ciò, ho già parlato troppo, ci trasferiamo adesso nelle scuderie per ascoltare il pronostico del giorno del nostro nominato per Caccia al Vincente Scuderie, e per ascoltare i protagonisti di questo Gran Premio Regione Sicilia, giunto alla 60esima edizione. Non potevamo iniziare per il commento di questo Gran Premio Regione Sicilia col numero 1 dello schieramento, la nostra specialissima bambolina regale, e Giuseppe Zanca, allenatore, che ha pure l'occasione di guidare in un gran premio, bellissimo, dai. D'altra parte, vi meritate questa chance, sia tu che il regalo. Partecipiamo con la speranza di prendere anche qualche piazzamento, però la galla se lo merita, perché sta correndo bene. L'altro giorno, così per caso, ho trovato su internet il Pika Biz, che è la cavalla che ha più vittorie in Italia nel 2016. A quanto è arrivato? 8 vittorie da gennaio ad oggi in 12 corse. Per la gioia degli appassionatissimi proprietari, signori Cucinotto. La grossa soddisfazione. Giusto. Quindi, okay. Siamo provati. Abbiamo preso l'1. Siamo a casa, perché non provarci? Commentiamo un po' la corsa, Giuseppe. Allora, la corsa è una bella corsa, specialmente la partenza. Sono in 7, perché c'è già Sereno P dichiarato non partente. Secondo me è una partenza tra Superbo Caparre. Io ricordo Orsia partiva pure forte. Poggio è il terzo incomodo nella partenza, però secondo me va in testa Superbo Caparre. Sta correndo bene, ha vinto in 12 a Bologna, in 11 a 1 se non mi sbaglio a Bologna l'ultima volta. Magari qualcuno nutre qualche dubbio per la distanza. Per la distanza, quello sì. L'ultima volta ha impressionato Ruparendeni a Napoli con un chilometro, 1,9 all'esterna, sì. Strada Jet, però è un cavallo che fa male. Se ti acchiappa fa male. Quindi, diciamo, Giuseppe, proviamo a indicare una terna. Allora, a me piace tanto Ruparendeni. La distanza, sì, Ruparendeni. Su Superbo Caparre. E poi Orsia, non so la condizione. Poggio,
sta correndo benissimo. Poggio, la condizione, sappiamo tutti che al momento ha forma al diapason. Infatti, e poi per una piazza regale, non posso che augurarmi io stesso il piazzamento, certo, quindi vado anche nel... Benissimo, ok, Giuseppe. Sperando... Tanto in bocca al lupo, allora, a te, al regalo e ai proprietari. Grazie. Va bene. Ok. Siamo nella scuderia Cintura e prima di intervistare Natale Cintura, che sarà alla guida e preparatore di due cavalli impegnati nel Gran Premio Poggio e l'Unitunes, incrociamo Giovanni Gammino. Ciao Giovanni. Ciao. Giovanni ci parlerà di Orsia. Orsia, l'eterno dilemma, ma io la chiamo sempre Orsia. Ci parlerà di Orsia perché lui è vicino all'entourage della cavalla. Allora, Giovanni, come arriva Orsia in questo Gran Premio? Orsia arriva al 90% al Gran Premio. La cavalla è prontissima, abbiamo molte buone speranze per la vittoria. Tutto è legato allo schema, io penso che... Certo, parliamo della corsa. La corsa è buona, ci sono tre cavalli su tutti e sono Superbo Capar, Orsia e Rue Parendeni. Per me questi sono i cavalli che si staccano da tutti gli altri. Ci sarà una partenza a fulmicotone tra Superbo Capar e Orsia. Orsia, come dire, l'eterno dilemma, e niente, il Rue Parendeni andrà sicuramente all'attacco di chi andrà in testa, e questa è la corsa. Io prevedo un 2.26 in questa corsa. Addirittura? Sì. Ricordiamo, l'abbiamo detto poc'anzi, che il record della corsa e della pista sui 2000 metri è di Mambo Fonte in 1.12.8. Perfetto, preparatissimo. Molto preparato. Allora, Giovanni, perché era un cavallo che amavo. Sbilanciati su una terna. Una terna, e quella tecnica o quella che mi spera il cuore? Fai tu, io ti dico, allora, quella, diciamo, che mi spera il cuore, ecco, esatto. Quella che mi spera il cuore è Orsia, Poggio, Lunetuns. Quindi 4, 3, 5. Esattamente. Quella tecnica è 4, 2, 6. In ordine, Orsia, cioè in ordine Superbo Capar, Rue Parendeni. Esattamente. Va bene, adesso ora vediamo cosa ne pensa Natale Cintura. Grazie Giovanni, ci vediamo alla prossima. Botta e risposta, ecco Natale Cintura. Ciao Natale, questa volta ti abbiamo beccato. Ti abbiamo beccato. Ricordiamo l'ultima volta con Talabarteria, proprio abbiamo fermato Salvo, adesso abbiamo avuto la soffiata di venire subito. Ecco, bravo. Ci siamo riusciti. Allora, hai sentito il nostro amico Giovanni? Giovanni è un tecnico, tante volte la tecnica non si avvera mai. Però lui ha dato due pronostici, il cuore e la tecnica, però certo. Parliamo prima con te del cuore e soprattutto di questi due cavalli che sono veramente uno spettacolo per la piazza palermitana, Poggio e l'Unitunes che non finisce mai di stupire. Che dire, cominciamo da Poggio. Poggio, un cavallo che da diversi anni fa divertire sia il pubblico che me in scuderia, i proprietari si stanno appassionando con questo cavallo, era un momento un po' di allontanamento, invece con Poggio siamo riusciti, si stanno ricaricando, a ricaricare le batterie, per cui sai, quando trovi un cavallo del genere, un cavallo simpatico, ti fa vedere sempre la corsa, non è un campione, però per la piazza di Palermo è un cavallo abbastanza qualitativo e divertente soprattutto. Arriva in questo Gran Premio in una forma smagliante, o sbaglio? Sì, lui, il cavallo è in formissima, ha dimostrato l'ultimo. Il problema è che ogni volta che deve correre i Gran Premi c'è sempre qualcosa che non va, non riesce mai ad esprimersi come si esprime nelle corse normali. Noi questa volta abbiamo fatto finta che lui dovrebbe correre una corsa normale di routine che un fa centrale. Sempre, perché non abbiamo fatto nessuna preparazione specifica, nessuna cosa, né di medicina né di niente. Diciamo che non sa nulla, Poggio, che è un Gran Premio. Esatto, non sa nulla, esatto, bravo. Bene. E vediamo che succede, il numero è buono. Se riuscissimo ad andare secondi in partenza, io penso che un bel piazzamento è alla sua portata, perché sono 7 cavalli. Sì. Io penso, andando nelle prime 2-3 posizioni, un piazzamento buono potrebbe acciuffare. Buono. Potrebbe con acciuffare. La B minuscola o maiuscola? No, un cavallo secondo me può fare 2.27.
Lui ha detto che si vince la corsa con 2,28. 2,26. Ah, 2,26 ha detto, attenzione, c'è questo. 2,26 mi sembra dura che faccia corsa. Però il 14, il 13,7, 2000 metri tirato potrebbe anche farlo e potrebbe prendere un piazzamento importante in questa corsa. Diciamo qualcosina anche sull'Unitunes che affida a Giuseppe Porzio Junior. L'Unitunes ce la tiene, l'Unitunes è un cavallo che sappiamo tutti, un cavallo di ferro, un cavallo che non finisce mai di stupire. Un campione. Un cavallo, dice bene Giovanni, un campione perché ha vinto delle corse di gruppo importanti. Un cavallo che ha 11 anni. Secondo me è uno dei pochi cavalli ancora 11 anni che riesce sempre a dire la sua, è in un ordine strepitoso, l'ultima con mia figlia ha sbagliato, ho recuperato un intoppo, un po' per colpa mia perché ho tolto i ferri dietro, ho sentito un po' la pista, dove ho fatto un bel recupero, il cavallo è in grosso ordine. E sai, un cavallo così sicuramente non è una comparsa. No, un cavallo come l'Unitunes non c'è mai da stare, non devono stare gli altri tranquilli. Sai, c'è un cavallo che è generosissimo e se in giornata può dire anche la sua. Benissimo, Natale, allora domanda d'obbligo. Ti dico una terna da indicare ai nostri amici. La terna. Rubandena è un cavallo che ha fatto vedere che 2000 metri, un cavallo già di fuori, si è costruito abbastanza bene, per cui non si può escludere. Orsia, la conosciamo tutti, è una cavallo abbastanza qualitativa, il numero è buono, scende da Napoli sicuramente non per fare la comparsa ma per fare bella figura. E Superbo Caparre è il cavallo vinto l'altro giorno a Padova, che è un premio, correndo abbastanza bene. Diciamo che sulla carta questi tre cavalli sono più qualitativi degli altri. Sulla carta dovrebbe essere una corsa a tre da questi tre cavalli. Secondo me, se Orsia riesce a mettersi secondo e quello di Lombardo corre davanti, e quello del Rubandena già deve girare di fuori tutta la strada, secondo me se c'è buona possibilità di vincere. Se se la dovesse costruire e ribattere ai colpi di Rubandena, che è un collo che non ferma mai, almeno sì, per quello che ho visto non ferma per mai, le caratteristiche, potrebbe sì. Una corsa essere una corsa a doppio taglio sia per Rubandena sia per Orsia. Certo, perché effettivamente poco fa ci ha detto che lui farà di tutto per mettersi secondo con Poggio. Certo, io cerco di andare dietro Superbo Caparre, però mi sembra difficile. Benissimo. Io dico, okay. Se Orsia va secondo in partenza e Superbo Caparre decide di correre davanti e di reggere il botto e Rubandena, sicuramente la corsa Orsia gli verrà favorevole. Certamente. È una corsa con pochi cavalli, che però ho visto che è abbastanza, oltre a essere qualitativa, con un pronostico incerto. Perché anche i nostri amici nei social network vince quello. Come sorpresa, vi volevo dare un cavolo come sorpresa, perché ho visto correre abbastanza bene a Modena. Con Gasper rimanendo di fuori, sbagliando gli ultimi 400 metri, secondo me ancora del buono in mano. Ed è Santiago Leone che. Sarei contento anche se vincesse Gasper, perché siamo a merito un bravo ragazzo e dopo per il periodo che sta passando certamente un pizzico di gioia per tirare avanti. Ma infatti ora cercheremo di sentire anche Gasper per il commento di questa corsa. Natale, ti ringraziamo. Ciao. È inutile dirti in bocca al lupo. Giovanni, in bocca al lupo lo facciamo a te per l'entourage di Orsia. Grazie, ci vediamo in pista. Siamo con Gaspare Loverde. Gaspare, ciao, è inutile, abbiamo fatto una chiacchierata a microfoni spenti e ti ringraziamo di aver accettato questa intervista, anche per segno di riconoscimento per il pubblico che è numerosissimo, vi sta dando sostegno, ha partecipato a questo momento triste per la tua famiglia, per la scomparsa di papà, che dire. Sappiamo che siete delle persone anche di fede, dico, e il buon Dio sicuramente vi darà la forza e il sostegno per superare questo momento. Grazie. Sì, infatti in questo momento ce la sta dando, perché purtroppo sono dei giorni molto brutti dove che ancora non ci crediamo, però dobbiamo reagire con l'aiuto del Signore, andiamo avanti, cerchiamo di
di portare avanti quello che lui, che mio padre mi ha iniziato. Bene, bene, questo vi fa onore, come ti dicevo poco fa, avete il sostegno di tutti in questo. Sì, sì, sì. E come ti fa onore essere in pista domani in questo Gran Premio con Santiago de León? E nel, dando un'occhiata all'Albo d'Oro, proprio ricordavamo le due vittorie di tuo papà in questo Gran Premio Regione Sicilia, con Brandi dei Fiori e nel recente passato con Paper Cup. Adesso ci provi tu con Santiago de León. Che ci dici di Santiago? Ma Santiago sta correndo bene, lui l'ultima perde da un cavallo che ha fatto una mostruosità, la penultima nel Gran Premio a Modena mi ha sbagliato l'ultima curva, ma secondo me arrivavo nei primi tre perché ancora ne avevo, anche se è venuta una corsa dura, gele di fuori, ma per lui non è stato un problema. E domani... Le caratteristiche di Santiago quali sono? Un partitore, gira di fuori? Lui parte non fortissimo da andare in testa, però sa partire. Poi è un cavallo che non ti permette di fare tanto tattica perché è un po' macchinoso, un po' lui se la prende, quindi sei diciamo costretto ad assecondarlo e a volte anche per questo si ritrova ad andare di fuori o se si ritrova in testa meglio ancora. Quindi come la vedi la corsa e come può correre Santiago de León? Ma la corsa la vedo che Superbo Caparre dovrebbe andare al comando perché parte fortissimo, anche se ci sono altri partitori, ma Superbo Caparre per come è partito dovrebbe andare al comando. Poi non so cosa deciderà Lombardo, il mio rimarrà sicuramente lì in quota e deciderò al momento quello che fare. Però il cavallo sta bene. Sì, la condizione è ottima. Sbilanciati su una terra, è difficile ma ci proviamo. Ma io metterei Superbo Caparre, poi Ruvarenne Deni, Santiago e Poggio, sono di qua. Benissimo, perfetto. Gaspare, forza, in bocca al lupo per tutto. Concludiamo il giro dei protagonisti di questo Gran Premio Regione Sicilia con Giuseppe Porzio Junior. Ciao. Grazie, Giuseppe. Ciao. Poco fa abbiamo ascoltato Natale Cintura, l'allenatore di Looney Tunes, cavallo che ti affida. E allora, intanto l'emozione nuovamente di essere in pista per un Gran Premio. Non capita tutti i giorni che partecipo a un Gran Premio. Ero rimasto senza cavallo e anzi mi hanno dato questa opportunità che ringrazio già prima di scendere in pista. Cerchiamo di sfruttarla al massimo. Infatti, il Gran Premio Regione tra l'altro ha un certo fascino perché diciamo l'appuntamento clou dell'anno ippico palermitano. Sì. È la corsa più bella vita pure mio padre, quindi infatti, cerchiamo di... Poco fa lo incrociavo per strada e gli ho detto 2000 piacere OM. Diciamo, quello è stato veramente, come ho detto all'inizio dell'intervista, l'anno della svolta, perché fino al 2000 erano stati tutti i cavalli esterni che avevano vinto il campionato. Dal 2000 poi si è sbloccata la situazione, Piacero M ha fatto da apripista. Allora Giuseppe, parliamo di questa corsa. Allora, ci sono ottimi cavalli, sarà una bella corsa, come il numero 2 di Superbo Caparre, Orsia e Ruvarenne Deni, sono i cavalli quelli più... cavalli che già hanno più rotati, sì, pure. Sì. Diciamo il pronostico tecnico. Sì. E poi se viene una corsa abbastanza combattuta col primo chilometro, si possono inserire tutti i palermitani, da Poggio al Minicunz. Si possono inserire. Se viene un bel chilometro, bella lotta, secondo me che verrà sicuramente, si possono inserire tutti. Ricordavamo proprio con Natale l'Unitunz, 11 anni, ma sì, ancora... con forma eccellente. Sì, l'ultima prestazione ha fatto veramente terrore. Un cavallo anche con vittorie classiche, quindi sì, diciamo di una certa caratura. Il campionato europeo ha vinto un bel po' di corse. Quindi va bene, questo è il tuo pronostico, però dici sì. Io spero sto che alla fine. Io sono lì che li aspetto, se sbagliano parziale siamo lì ad aspettarli, ad accogliere qualche cosa. Benissimo, ok, Giuseppe, in bocca al lupo. Crepi, allora. Grazie. Ci vediamo in pista. Con Alessio Di Chiara facciamo l'analisi del convegno. Abbiamo ascoltato tutti i protagonisti del Gran Premio Regione e dobbiamo individuare
chi analizza il convegno per il giochino Caccia al Vincente Scuderie. Tu sai bene di questo giochino che coinvolge tutto l'entourage delle scuderie. Al comando, dopo svariati turni, che ormai non ricordo quanti sono, sempre Carlo Giordano. Stavolta ci prova Alessio Di Chiara a fare lo sgambetto a adesso Carlo. Adesso lo togliamo. E allora, nel convegno di domani 89 cavalli, ricordiamo l'orario di inizio, ore 20 e 25. Allora Alessio, cominciamo subito con la prima corsa, che è una corsa riservata ai cavalli anziani, alla guida dei gentleman, in distanza del doppio chilometro, 11 al via, un rapporto di scuderia tra il numero 2 Snapper Starlight e il numero 3 di Safira Rob. Ti ricordo che il cavallo che menzioni come base è quello che vale ai fini del gioco con la quota del totalizzatore associato. Allora, questa prima corsa a me piace tantissimo, Sigla di Azzurra. Sigla di Azzurra, che è il numero 9. Mimmo Termini. Anche se all'ultima non è delle migliori, comunque piace lei. Mm. Poi ti do come piazzato Safira Rob, il numero 3, e Sogno d'Asolo. E Sogno d'Asolo, il numero 7. Perfetto. Passiamo adesso alla seconda corsa. È una corsa riservata ai cavalli di 4 anni a reclamare, ogni cavallo a reclamare per euro 6.500. Sì. Una corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, distanza del miglio in 16 al via. In questa corsa una base con 3 cavalli. Allora, la base per me è Terriccio Lungo. Terriccio Lungo, il numero 4. Poi mi piace Tyson col 15. Tyson Cup col 15. E il numero 1 Tacos. Tacos, un altro cavallo possiamo inserire. Ti do Tratalias. Tratalias, il numero 7. Passiamo adesso alla terza corsa, è una corsa riservata ai cavalli di 4 anni sulla distanza del doppio chilometro in 8 al via. Ricordami quando guidi tu, perché c'era qualche corsa che guidavi, io tra l'altro senza occhiali non riesco, non riesco a vedere, comunque qua non ci sei, vai. Allora, la terza mi piace Tennessee F. Tennessee F è il numero 3. Poi mi piace il numero 8 Tundrast. Il numero 8 di Tundrast. E il numero 2 di Tesis GV. E Tesis GV per completare la terna. La quarta corsa è una corsa riservata ai cavalli di 3 anni, corsa inserita anche questa nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, distanza del miglio in 14 al via, con 2 rapporti di scuderia. Il primo tra il numero 2 di Urlo Nord e il numero 3 di Ulala Crystal, il secondo tra il numero 10 di Ufficio Jet e il numero 12 di Uguccione Jet. Allora, qua il mio cavallo base è il numero 4, Urban Legend. Urban Legend dovrebbe andare al comando. Spero che... Se non fa il birichino, non dovrebbe tanto... avere problemi. Poi mi piace il numero 7, Uladina Jet. Di Uladina. Cavallo abbastanza regolare. E poi ti do il numero 2, Urlo Nor. Urlo Nor, mettiamone un altro, che è corsa nazionale. Urlo Spin. Urla, forza di urla, dici tu, ci faremo sentire. Il numero 14 di Urlo Spin. E siamo adesso al commento e al pronostico dell'appuntamento clou del convegno di domani sera, ossia il Gran Premio Regione Sicilia. Dai Alessio. E allora, il Gran Premio Regione Sicilia, io faccio il tifo per Santiago de Leon. Il numero 5 di Santiago de Leon, è il tuo cavallo base. Dopo la disgrazia che è successo, spero che vinca Gaspare con Santiago de Leon. Sì. Poi mi piace. Ruva Rendeni, il numero 6. E Orsia. E Orsia, il numero 4. Passiamo adesso alla sesta corsa. La sesta corsa è una corsa riservata ai cavalli di 3 anni, distanza del doppio chilometro in 7 al via. Allora, qui mi piace il cavallo di Natale Cintura, un vero killer guard. Il numero 4. Questa è la mia base. Sì. Poi mi piace Usa di Ruggero. Il numero 3. E Urania Men, il numero 1. La settima corsa vede in pista i cavalli anziani, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, distanza del miglio in 13 al via. Allora, e qua tu sei in pista con il numero 3 di Roger Jet, con discrete chance. Sì, sì, penso che un piazzamento lo dovrei prendere in questa corsa. Sì. Comunque, il mio cavallo base qui è sempre nata la cintura, Santiago Wise. Santiago Wise AS. Poi mi piace Poldo di Drago. Poldo, il numero 2. E Roger Jet. Roger Jet, ne possiamo aggiungere un altro. Nuvolari di Stra. Nuvolari di Stra, il numero 4. Concludiamo il convegno di domani con una corsa riservata ai cavalli anziani, sono in 13 al via, distanza del miglio, un rapporto di scuderia tra il numero 1 di Stuart Blonde e il numero 12 di Realino. Sì. E allora, qui mi piace
Piro Piro Jet, il numero 10. All'ultima è stato sfortunatissimo, c'è stato qualche problemino con lo start. Poi mi piace il Realino è il numero 12. E Petti Rosso Jet. E Petti Rosso Jet, il numero 13. Grazie Alessio. Prego. Vi ricordo, tra le tante iniziative, mi stava sfuggendo, domani occhio agli smartphone durante il convegno. Tante magliettine in palio. Quando nella nostra pagina ufficiale Ippodromo Palermo, la favorita official page, spunterà l'hashtag vinci la maglietta, presentatevi all'InfoPoint in 5, perché ci saranno in palio tante magliettine con il logo dell'Ippodromo di Palermo. Un altro messaggio per i nostri amici che partecipano all'hashtag selfie Palermo Trotto: il concorso riprenderà mercoledì, quindi faremo l'estrazione per il concorrente che premierà nel centrale, ma comunque fate tanti selfie anche domani, perché vi ricordo che oltre alla possibilità di premiare il vincitore del centrale, ci sarà poi una mega estrazione nell'ultimo convegno di agosto, in cui ci saranno dei bei premi in palio. Stavolta abbiamo finito sul serio e ci vediamo domani. Mi raccomando, l'hashtag riempiamo l'ippodromo di Palermo. A domani, ciao a tutti. Ciao.